macchine, quindi sdrogavi le macchine, dicevi togli incentivi per la macchina, tu stai drogando un mercato e crei delle aspettative nelle persone che poi crollano tutte insieme. Per cui abbiamo semplicemente detto non puntate solo sul cemento, puntate su tante altre attività, ma ce ne sono, ne abbiamo proposte noi. Bene, e purtroppo abbiamo visto che i partiti del PD, comunque quelle che ruotano intorno, invece continuano a provare queste situazioni. Gliel'abbiamo detto e questo non è stato accettato, fino a che abbiamo detto vabbè, ma il cemento, tra virgolette, l'avete votato voi. E un consigliere ha detto sì, ma io prendo e te ce butto a te dentro al cemento. E questo un pubblico ufficiale, un video in piena assise del consiglio comunale. C'è pure un video. Quella denuncia è partita, no? E certo, denuncia minacce di morte, per cui il consigliere Fabio Fucci ha denunciato il consigliere Luigi Lupo dell'IDV per minacce di morte. Tant'è. Dell'IDV. Italia dei Valori. Ma qui la giunta com'è? Italia dei Valori, PD, ex Forza Italia. Poi dipende, che può essere una dell'Italia dei Valori quando parte da casa, ma mentre sta nel tragitto è arrivato lì a del PD, che queste cose non le sa. È questo, per cui. Ma in un paese dove, se io adesso vado al supermercato e per fame mi rubo una bistecca, ne portano, non è il carcere più vicino qua? Velletri. A Velletri, no? E uno ammette di aver rubato 13 milioni di euro e non gli fanno nulla, sta ancora lì? Cioè, ma colpo di dare? Noi abbiamo detto da tempo, io, a me forse non mi interessa neanche che hai fatto con quei 13 milioni di euro, i soldi già me li hai rubati prima. Tu me li hai rubati prima, noi abbiamo votato un referendum nel 93, tutti i partiti che adesso hanno appoggiato il referendum dell'acqua, io ho votato e non volevo più il finanziamento pubblico dei partiti, l'anno dopo l'hanno fatto e tutti i partiti, così come sono strutturati, che all'interno ci sono anche persone importanti, brave persone, ma così come sono strutturati ci hanno levato 2-3 miliardi di euro in pochi anni, e questa è una follia. Allora poi quando scopro che 13 milioni di euro comunque te li sei intascati, tu me li avevi già rubati prima, poi facci quello che vuoi, mi può dare rabbia solo per le persone che purtroppo ingenue hanno pensato che quei soldi tu li sfruttassi per un bene comune, a me già me l'hai rubati a monte, per cui purtroppo piano piano ci si accorge delle cose. Allora quello che stiamo cercando veramente di fare noi qua è non chiedere le dimissioni o non chiedere, che noi non ci interessano, date la possibilità di far decidere i cittadini il loro futuro, che loro lo sanno qual è il loro futuro, date solo questa possibilità, fatevi di lato, spostatevi, mettete l'amministrazione in mano ai cittadini e dite, visto potere che noi non si molla una volta che però noi piano piano stiamo uscendo, è chiaro, hanno sempre votato tutte quante le varianti. Ma regolatore. Oggi poi al consiglio comunale mi sa che si è fatta una protesta. Oggi al consiglio comunale ci siamo presentati perché abbiamo detto, siccome poi il consigliere è solo, perché non è né maggioranza né opposizione, è proprio un cittadino messo là dentro e insomma non fa parte di questo meccanismo e viene isolato. E siccome questo è un ragazzo di 32 anni che sa la moglie che deve partorire, insomma, ti senti anche un po' in difficoltà perché ti senti proprio isolato, e per cui abbiamo, io solitamente vado ai consigli comunali, però abbiamo dovuto essere presenti. Vabbè, comunque mo non parliamo di queste cose perché qua sono cose più